cavalli, un asino e due cani, prigionieri in una specie di piccolo allevamento improvvisato dentro un bosco di Mercatale in provincia di Firenze, privo dei minimi requisiti di benessere. Gli animali erano tenuti sempre chiusi e isolati in spazi ristretti, con recinzioni fatiscenti, tettoie e lamiera, fieno completamente ammuffito e acqua ristagnante. La denuncia era partita il 10 aprile con un esposto ai carabinieri. Dopo alcuni mesi necessari per le attività di monitoraggio, il 30 luglio si è arrivati al sequestro degli animali trasferiti in luoghi idonei ed alla denuncia per il proprietario. Ha pattuito una prestazione sessuale a pagamento con una prostituta, ma non è riuscito a portare a termine il rapporto, così ha chiesto la restituzione del denaro e, al diniego da parte della donna, l'ha picchiata e derubata. È successo a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. L'uomo, un 46enne di Pescia, è stato denunciato. Per avere una pensione più pingue, da 9 anni fingevano di essere legalmente separati e di vivere in due case diverse, invece la loro vita coniugale era sempre la stessa. Così due pensionati livornesi sono stati scoperti dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, che su disposizione del Tribunale ha eseguito un decreto di sequestro di beni e disponibilità finanziarie per circa 38.000 euro. Entrambi sono accusati di falso e truffa aggravata ai danni dell'INPS. Si sono avvicinati a un anziano che passeggiava in strada e lo hanno abbracciato fingendo di conoscerlo. Poi gli hanno dato in mano una collana di bigiotteria nel tentativo di distrarlo e hanno tentato di portargli via la catena d'oro che aveva al collo. Le truffatrici, descritte come due donne di mezza età, sono state messe in fuga dallo stesso anziano, che, accortosi di quanto stava accadendo, si è difeso portando le mani al collo. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio a Borgo San Lorenzo.